Un semplice accordo di maggioranza mai formalizzato, quella che era stata annunciata come una concessione alle richieste avanzate da partiti di opposizione e genitori in merito alla politica delle tariffe per quel che riguarda le mense scolastiche a Pescara, in realtà non ha mai avuto seguito. Non ne ha però diretta responsabilità il neo assessore comunale Valeria Toppetti, che solo da qualche mese ricopre l'incarico, ma che prova tuttavia a spiegare lo stato delle cose, assicurando opposizione e genitori. Sono madre di 4 figli, i miei figli hanno frequentato le mense scolastiche, sono dalla parte delle famiglie e dei cittadini e quindi proprio sulla base di questo, proprio del mio vissuto, posso dire che le nuove tariffe prevedono altri parametri. Il cibo è biologico e rispetta pienamente i criteri di ecosostenibilità ambientale, sociale ed economica. Le farine sono biologiche, la carne, il pesce. Io mi sono informata e ho letto il bando. È un bando che risponde a delle caratteristiche europee completamente nuovo. E inoltre la differenza, diciamo, di tariffa è maggiorativa soltanto per le fasce più alte di reddito, per le fasce più basse di reddito è addirittura migliorativa quella delle nuove tariffe. Quindi il quadro, a mio avviso, rispetta proprio un principio di giustizia sociale ed equità senz'altro maggiore rispetto al presente. Naturalmente io sono aperta al dialogo con le famiglie e naturalmente con i cittadini. Quindi per me la questione rimane aperta. Questo anche in riferimento a quello che riferivano su punte di 6 euro a pasto, per chi ha molti figli come lei, in qualche modo potrebbe essere una spesa importante. Allora, a 6 euro non si arriverà perché si rimane al di sotto dei 6 euro e comunque ecco, grazie per la domanda che mi consente di specificare che con queste nuove tariffe i fratelli avranno una tariffa ridotta, cosa che non era presente nel precedente bando, che tra l'altro risale a 8 anni fa, quindi la precedente tariffa, le attuali tariffe sono tariffe che precedono il Covid, le situazioni belliche, sono tariffe veramente di altre epoche e concludo dicendo che mi sono anche informata sulla base delle tariffe delle altre, gli altri capoluoghi della regione Abruzzo, siamo perfettamente in linea, anzi, rispetto ad alcuni siamo al di sotto.